Si comincia in pieno agosto per farsi trovare pronti a ottobre, quando si aprirà la nuova fase congressuale. La batosta elettorale alle amministrative, dove il centrodestra salernitano ha scontato l'eccessiva frammentazione e il tramonto di Forza Italia, è servita a rivedere gli obiettivi. L'iniziativa parte da Fratelli d'Italia, che lancia il nuovo progetto politico che abbraccia tutti i moderati di centrodestra in vista delle elezioni provinciali. Oggi la presentazione con il deputato Edmondo Cirielli e Alberico Gambino, che dovrà guidare la proposta. L'esecutivo provinciale di una settimana fa, su proposta mia e del presidente Michele Cuozzo, ha dato mandato ad Alberico Gambino al ricompattamento del centrodestra in vista delle prossime elezioni provinciali e soprattutto a un allargamento del nostro partito sul progetto originario del PDL, che sicuramente è stata una grande idea che poi Berlusconi ha lasciato cadere, ma noi vogliamo assolutamente rilanciare. Quindi faremo un nuovo tesseramento, un allargamento che poi porterà a un congresso, a tutti i congressi cittadini ad ottobre. Un Fratelli d'Italia che deve essere la naturale casa dei moderati di centrodestra qui in provincia di Salerno, un Fratelli d'Italia aperta a dialogare con tutte quelle forze politiche e partitiche che si riconoscono in un grande rilancio del centrodestra qui in provincia di Salerno, e quindi con queste basi, su queste basi dobbiamo ricostruire un progetto di rilancio, soprattutto il popolo della provincia di Salerno, quindi un partito che deve essere il portavoce delle esigenze e delle istanze del popolo della provincia di Salerno, che dice no a questo modo di fare di questa sinistra, una sinistra che è brava soltanto a dire bugie,